Ci è giunto un messaggio questa mattina che personalmente mi ha lasciato molto perplessa per vari motivi. Denuncia la presenza di una pagina su una piattaforma di messaggistica con contenuti anche pedopornografici, un gruppo che racchiude soprattutto utenti del Polesine, del Padovano e del Clodiense. Qui sembra vengano pubblicate foto apparentemente sottratte da vari profili social, elaborate dall'intelligenza artificiale in modo da far sembrare le donne e le giovani donne coinvolte in modo inconsapevole svestite. Sembra che tra le varie immagini ce ne siano anche di ragazze minorenni. Un caso spregevole come tanti che sono stati individuati dalla polizia postale nel web, non necessariamente nel dark web dove gira ben altro. Un ennesimo esempio in cui le donne diventano inconsapevoli vittime. Il gruppo ha circa 1900 iscritti. Perché la mia perplessità? Si parla di pedopornografia. Ci dicono che il gruppo attivo dal 2022 è stato denunciato più volte. Lecito chiederci quindi quali siano i tempi in cui agisce la polizia postale o chi per essa prima di chiudere un gruppo di messaggistica con evidenti contenuti che ledono i minori. Gli altri dubbi sono di secondo piano, ma vi dico realmente come la penso. In ogni caso si tratta, ben inteso, di supposizioni. Chi ci ha contattato ha accesso ai contenuti del gruppo. Non solo ci racconta tutto ciò, ma come testimonianza ci invia la foto del profilo del gruppo. Ci racconta che il gruppo ha subito svariate denunce, che a me personalmente sembra strano non abbiano avuto un prosieguo essendo coinvolti minori. Ricordiamo che la pedopornografia è un grave reato. Afferma inoltre che si stanno avvisando le vittime. Chi le sta avvisando? E ci chiediamo come facciano a rintracciarle da un volto. Saranno dotati di potenti mezzi, supponiamo quindi. L'invito, anzi, il monito che fa l'autore a chiusura di questa comunicazione è rivolto alle donne. Che siano loro a fare attenzione a questo gruppo, evitando di pubblicare contenuti in bikini sui social in modo da non fornire materiale che l'intelligenza artificiale possa modificare e pubblicare come reale. Fare attenzione a un gruppo di cui non si sa l'esistenza, ai membri del gruppo che sicuramente non vanno in giro con scritto facciamo parte di un gruppo simile. Scommetto che se adesso dicessi il nome del gruppo e l'applicazione su cui gira, sarebbero molti coloro che per curiosità andrebbero a cercarlo cliccandoci sopra. Ritengo che ciò sia ciò che voglia ottenere con il messaggio che ci è arrivato questa mattina, pertanto scordatevelo. Resta il fatto che di gruppi come questo, che sia reale o che sia fittizio, il web è pieno. Se è vero ciò che ci è stato riferito, i reati commessi in questo gruppo sono almeno due: la diffusione di immagini pornografiche di minori e il fatto che le immagini siano state sottratte dai profili web per utilizzarle, come si è detto, senza l'autorizzazione dei soggetti interessati. La ricerca comunque ci ha condotto a un numero di aiuto rivolto ai giovani che ritengono di avere un rapporto poco equilibrato anche con la propria sessualità, che è il numero 147. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.